Ciao a tutti, come vi avevo promesso, vi ho riportato da Bonati e Beneggi il mio scrigno per realizzare il mood board perfetto. Oggi vi voglio mostrare come, grazie a tutti i prodotti che loro hanno qui, ogni volta realizzo un mood board. Questa volta si tratta di una stanza davvero speciale. È una cameretta di un fratellino e una sorellina e guardate le chicche che ho scelto per loro. La richiesta è avere colori neutri avendo un maschietto e una femminuccia, quindi io sono partita dalla scelta della carta da parati che non identificasse un sesso o l'altro. E ho scelto questa meravigliosa carta da parati di Frey della nuova collezione che gioca un po' col carousel e con degli animali esotici. Secondo me ha una palette colori perfetta per soddisfare tutti i gusti. Per appunto riprendere i toni della carta da parati ho selezionato questo punto di arancione e questo punto di verde per i letti, in modo da creare questo richiamo non troppo distante da quella che è la carta. Per i cuscini mi è piaciuto giocare sempre con una stoffa di Frey super divertente a rilievo in abbinamento a un tappeto color salvia, mentre per quanto riguarda le tende, il telo bianco e lino super neutro in modo che la luce possa trasparire e giocare per le calate con un gioco di linee, righe e check per creare un po' di movimento. Per quanto riguarda invece le pareti, mi piace tanto il contrasto, come sempre, e ve lo racconto ogni volta che vi parlo dei colori, e secondo me l'utilizzo del verde e dell'arancione come gioco di colori di imbotti, pareti, boiserie è la soluzione perfetta. Allora, cosa ve ne pare di questo mood board che ho costruito per questa cameretta? Vi è piaciuto? Io lo trovo super giocoso e divertente. Ma presto vi riporterò qui e vi farò vedere tanti altri mood board che costruirò per tutti gli ambienti della casa, come il living, la camera da letto, la cucina e il bagno, perché anche in bagno ci si può sbizzarrire con carte da parati e tessili. Ciao a tutti, buona giornata!